Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino dei frati minori cappuccini. Siamo quasi, ecco, accanto a Viale Padre Pio, quindi la Via Crucis Monumentale. Dall'altro lato vediamo l'infermeria provinciale, quindi un saluto anche a tutti quei frati che oggi dimorano qui, e sono tanti, la, tra virgolette, memoria storica anche della provincia religiosa di Padre Pio, e che ci seguono chiaramente, e noi siamo contenti, e non vogliamo citare tutti i frati, ma sappiamo che sono in tanti che seguono con affetto Padre Pio TV. Ecco, oggi vogliamo andare a leggere un passaggio di una lettera di Padre Pio che scrive, pensate un po', nel 1920. Quindi abbiamo già dinanzi un Padre Pio che ha affrontato le folle, ha cominciato questa sua grande missione qui a San Giovanni Rotondo, quindi un Padre Pio ben diverso dalle prime lettere che conosciamo ai suoi padri spirituali. Ecco, è un Padre Pio un po' più maturo. Siamo con una lettera che Padre Pio scrive a Padre Benedetto. E lui innanzitutto scrive: i vostri avvisi, i vostri suggerimenti, nonché le vostre paterne riprensioni fattemi a viva voce, per me sono tante leggi immutabili che mediante il divino aiuto mi vado adoperando di praticarle. Mi rammarico soltanto che senza volerlo e senza avvertirlo qualche volta mi accade di alzare un po' la voce per quanto riguarda la correzione. Conosco essere una debolezza riprovevole, ma come fare per poterla evitare se mi accade senza accorgermene? Ecco, un po' Padre Pio forse con i penitenti alzava un po' la voce. Eppure prego, gemo, mi lamento con Nostro Signore per questo, ma non ancora mi esaudisce in pieno. E nonostante tutta la vigilanza che vi ponga in questo, qualche volta mi tocca fare quello che purtroppo io aborrisco e voglio evitare. Ecco, alzare la voce. Continuate anche voi a raccomandarmi alla Divina Pietà. Ecco, e qui Padre Pio chiede delle delucidazioni per alcuni casi. Ad esempio, se venisse presentato a noi religiosi una somma qualsiasi da persona secolare, con l'espressa volontà di adoperarla come meglio si giudica in coscienza, per il suo maggior bene, per la gloria di Dio e per il sollievo del prossimo, è contrario alla nostra regola? Se il religioso a cui è presentata detta offerta nei termini suddetti impiegasse tale offerta secondo quello che meglio crede e giudica in coscienza, è lecito a noi raccomandare ad anime generose, ad anime ricche, le persone bisognose affinché vengano soccorse nelle loro indigenze? È lecito a noi se venisse una persona e ci desse un'offerta con l'espressa volontà di soccorrere persone povere? È lecito, dico, è lecito farlo? Vi prego di volermi rispondere. E qui termina la lettera che Padre Pio scrive a Padre Benedetto, però noi vogliamo andare direttamente alla risposta e al suggerimento che gli dà Padre Benedetto, perché qui scrive Padre Pio che ogni suggerimento e consiglio del suo direttore è per lui legge, e allora il direttore spirituale gli scrive: imponiti per penitenza ogni volta che ti scappa il freno, dimostrarti subito due volte più soave. Con l'incoscienza non vi è colpa, e specialmente negli attimi repentini. Io penso che si tratta di un residuo nell'abitudine già contratta. Il provinciale di Napoli vuole sapere due parole di ciò che devo fare meglio per piacere al Signore. E allora qui Padre Benedetto chiede anche consiglio al provinciale di Napoli, ed ecco allora la risposta. È più che lecito raccomandare i poveri, specialmente occulti, a ricchi e generosi. È lecito distribuire ai poveri le offerte avute a tale scopo, perché in ciò si eseguisce semplicemente la volontà dei danti, cioè di coloro che danno, e in nessun modo si esercita il dominio. Sarebbe imputabile ricevere denaro senza che i danti esprimessero in nessun modo lo scopo, ma quando ne determinano l'uso, sia pure in modo disgiuntivo, allora non vi è offesa dei nostri doveri, perché è un non usarlo nell'ambito dei loro desideri. E così questo faceva Padre Pio.